Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi andrò a insegnare i primi passi nel casting, nella pesca con Muriel del canale Casting. Infatti vi insegnerò a lanciare, come regolare i freni del mulinello. Dopo ovviamente ci prenderete la mano e sarete in grado di regolarvi in base alle vostre esigenze. Ovviamente vari metodi di lancio come lanciare dall'alto, dal basso, di fianco. In più, come risolvere una parrucca. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, mandate il video ai vostri amici scarsi nella pesca a casting. Ok, sono passato la GoPro per avere un campo migliore. Allora, intanto qua vi faccio vedere, questo è il mulinello da casting. Abbiamo tre regolazioni: frizione, primo freno che c'è da considerare e secondo freno che è da il lato da opposto alla manetta. In questo caso abbiamo un freno centrifugo. Si regola aprendo o chiudendo questi. Io in genere, come vedete, utilizzo due aperti, due chiusi, se no potrei utilizzare anche tre chiusi. Cosa fa? On e off. C'è due opzioni, on e off. In questo caso quelli chiusi sarebbero in off, quindi non fanno attrito. Più apriamo, più rallenta il lancio. Stessa cosa vale per il freno magnetico. C'è una serie magnetica che viene avvicinata o allontanata dalla bobina e frena. Funziona alla stessa maniera, c'è una regolazione attraverso ghiera con dei numeri. Più il numero è alto più frena, più il numero è basso meno frena. Questo freno cosa serve? Questo freno ti aiuta a impedire la parrucca, la cosiddetta parrucca, perché questo freno va a limitare la velocità della bobina durante il lancio. Infatti quando noi lanciamo la bobina continua a scorrere, però l'esca, insieme alla resistenza che fa con l'aria, eccetera, eccetera, a vari fattori tipo può essere il vento, va a rallentare e non ha la velocità costante. Invece questa ha più una velocità costante. Con questa regolazione facciamo sì che la bobina rallenti e il filo non esca di troppo, diciamo, e non si crea questa parrucca. Per voi principianti, come regolazione del freno secondario, possiamo dirlo così, consiglio una metà del valore oppure un 3/4 se non quasi aperto. Parliamo un po' del freno meccanico, che è questa manovella qua, che è identica per tutti i mulinelli. Può essere più stretta o più chiusa. Ovviamente più è stretta più frena, più è aperta meno frena. Per i principianti può andare bene questa regolazione qua. Bisogna prendere il mulinello con l'esca che si vuole utilizzare e aprire la bobina schiacciando il tasto. Adesso sono 9. Ok, come vedete l'esca scende. Un buon valore per i principianti è tenere che l'esca vada giù lentamente e appena tocchi l'acqua si fermi, quindi non così così è troppo veloce. Andiamo a stringere, così è ancora troppo veloce, che io la uso totalmente aperta in queste cose. È ancora veloce. Tanto la tengo aperta io. Ancora un pochettino. Ok, quindi più o meno così in questa discesa qui. Molto lento, e questo vi permette di pescare a casting bene o male senza problemi, senza parrucche. Con il tempo andrete a mollare i freni e vi permetterà di lanciare molto più distante, ovviamente, e fare anche bei numeri. Questo va bene per iniziare, per farci un po' la mano a lanciare, eccetera eccetera. Adesso andrò di proposito a creare una parrucca per farvi vedere come liberarsi di una parrucca. Ora vado a lanciare, tanto qua non c'è acqua. Sono troppo bravo. Ok, come vedete, parrucca è creata.
Ok, quello che c'è da fare è tirare, semplicemente. Qua è... no, l'ho fatto troppo semplice, ecco. Vedete? Basta tirare, in genere, per liberarsi di una parrucca. Adesso un attimo voglio liberare anche quella parte là. Il gioco è fatto. Questa è una parrucca semplice, però. Se andiamo a fare una parrucca più complessa, io non so neanche se sono in grado a fare così. Ho creato una parrucca un pochino più complessa, come vedete. Se io... un attimo. Se io vado a tirare, non succede niente. Cioè, o poco. Come vedete, qua si vanno a creare dei filetti che noi dovremo andare a tirare. Si creano come delle U, vedete? Di questa forma qua, che vanno a che vanno a bloccare il filo. Noi basta tirarli un po' in fuori. Vediamo un po'. Andiamo a prendere quelli che si formano davanti al filo. Eccolo qua uno che va a bloccare. Basta dargli una bella tirata in modo che si cavi. In questa maniera qua. E come vedete, il gioco è fatto. Questo è come liberarsi di una parrucca senza buttar via tutto quel filo. Come vedete, qua c'è un altro. Vediamo se riesco a farvi vedere un pochino meglio. Vedete? Vedete qua. Io vado a prendere, tirare e il gioco è fatto. Visto? Niente più parrucca. Andiamo a vedere il primo lancio. Il primo lancio consiste nel lancio da sopra, un lancio semplicissimo che si utilizza varie volte. Allora, prendiamo la nostra canna, la impugniamo per bene, premiamo il bottone, mettiamo il pollice sulla bobina, portiamo indietro l'esca, lanciamo canna alta, fermiamo con il pollice prima che tocchi l'acqua. L'esca. Molto ma molto semplice. Faccio rivedere. Esca. Canna punta alta per fermare e via. Andiamo a vedere il secondo lancio, ovvero lancio dal basso. Prendiamo la nostra canna, impugniamola, apriamo la bobina. Sull'altra mano prendiamo l'esca, facciamo un po' di piega dalla punta, lanciamo in alto e blocchiamo prima che cada. Lo faccio rivedere, fammi sfondare. Benissimo. Lancio laterale, io questo devo farlo di qua perché tengo la mano sulla destra, laterale con esca in mano. Apre la bobina, prende l'esca e si lancia. Infine abbiamo il quarto lancio, ovvero lancio laterale senza esca in mano. In questo caso posso parlare di qua. Qua devo farlo, qua mi tocca farlo un pochino più in verticale perché sennò prendo le cannelle. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, comunque mi raccomando lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Dunque spero di aver spiegato abbastanza bene il tutto, dunque non mi resta che mandarvi al prossimo video, ovvero lunedì. Dunque per questo video è tutto, ciao a tutti.